Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo assaggio barra mukbang, cioè dove rispondo alle vostre domande. Allora, scusatemi se qui vedete rosso, è che una zanzara mi ha appena divorato, quindi e sono ancora viva. Oggi andremo a provare insieme questo prodotto dell'MGO ed è una fitto cuccia. Scusatemi se sentite che sta tutto aperto perché fa caldo di qua. Tra il ventilatore no, perché altrimenti sentono per mezz'ora. Vabbè, evitiamo. Comunque questa Fit Puccia vegano che voi starete vedendo, eccola qui. Allora, vi dico i valori per 100 grammi, quindi per una porzione. Questa qui è quella classica, perché poi ho preso anche quella ai cereali che la vediamo in un altro video. Allora, per 100 grammi ha 219 calorie, 6,87 grammi di grassi, 22 grammi di carboidrati, 4 grammi di fibre e 19 grammi di proteine. Quindi si è capito che è una puccia proteica. Trovate il prodotto su All Supplement, avete il mio codice sconto, questo già lo sapete, ma aprite l'info box dove trovate il link. Io per prima cosa devo bere, ovviamente Coca-Cola zero. No, raga, fa troppo caldo, quindi scusatemi. Era da tantissimo tempo che non facevo un mukbang. Allora, ho farcito questa puccia con insalata, hamburger di scottona e un po' di maionese zero, quella lì della Cult of Fit che vi ho fatto vedere tantissime volte. Ok, come sempre aspettate che prendo già le domande, però sapete che il primo step che andiamo a fare è quello di assaggiare la puccia. Quindi si presenta molto molto morbida, infatti io sopra l'ho fatta fare un po' croccante giusto per non farla restare un po' troppo morbida, quindi assaggiamo. Non sa per niente di un prodotto proteico. Di solito si sa che questi prodotti proteici si sente sempre un po' di cartone. Ragazzi, scusatemi, ma sto morendo. Un po' di cartone, invece questo assolutamente no, è molto neutro come sapore, infatti non è cereale, è proprio naturale, il sapore classico. Il gusto classico, però devo dire che non è male, si può mangiare rispetto tipo ad altri prodotti in cui si sente troppo di cartone. Quindi è un po' a esigenze vostre, però devo dire che se volete provarlo, come molti di voi mi hanno detto, oddio, quando avete visto l'unboxing dove l'hai preso? Ed era su All Supplement, mi ha detto no, fantastico, perché le volevo provare, quindi per chi vuole provarli sono fantastici, prendeteli. A me non gusto questo qua, ma penso che anche i cereali è molto buono. Quindi adesso possiamo continuare col mukbang. Scusatemi per la mia lucidità, ma non ci fate caso. Allora, un bacio a Francesca. Ti seguo da poco, ma già ti adoro, grazie. Visto che sto facendo una dieta da una nutrizionista, va bene se mi alleno a casa seguendo una ragazza su YouTube, ma senza pesi? L'allenamento dura 45 minuti e lo faccio la mattina presto, prima della colazione, ogni giorno mi alleno. Mi alleno cose diverse. Scusa se ho mandato troppi messaggi, un bacio, non ti preoccupare, almeno hai reso il concetto. Allora, io ho sempre detto, così come l'alimentazione, così come un programma di allenamento. Io mi è scritto pure il nome della ragazza, dopo andrò a vedere perché io sinceramente non la conosco, può darsi pure che mi è uscita tra YouTube, tra gli suggerimenti, ma io non la seguo come persona, quindi non la conosco. Però ti dico che gli allenamenti sono a sé. Io non so, ma questa persona si fa vedere lei come si allena e tu forse stai prendendo spunto, però per dire per 45 minuti vuol dire che lei ha proprio postato un video intero sugli allenamenti. Non lo so, perché per dire così io non so se
rifà il suo stesso allenamento che fa lei, quindi ti dura 45 minuti, non lo so, dopo vado a vedere, però ti posso dire, la mia risposta sta nel mezzo, non ti posso dire sì, fai bene, no, non lo fare, perché attività fisica fa bene farla, ormai si sa, però comunque fai attenzione perché l'allenamento che fa lei, anche se è un semplice allenamento a corpo libero, forse per te non può far bene, cerca sempre di fare le cose personalizzate e di non copiare quello che fa un'altra persona, ma così in generale, che sia con un allenamento, che sia con l'allenamento, così proprio in generale una persona può prendere spunto, ma non proprio copiare. Quindi io penso che lei forse a corpo libero farà vedere i classici tipi di esercizi che si fanno un po' a corpo libero. Quindi non saprei dirti, cioè. Mi trovi un po' così perché non ti posso dire se stai facendo bene o non lo stai facendo bene, quindi la mia risposta è questa. Non mi posso sbilanciare più di tanto. Poi, tu che purtroppo non riesco a capire perché non hai il tuo nome, ma tipo nickname, ma ti mando un bacio. Io spero si sta registrando. Che lavoro fai? Allora, io vado un altro morso e poi parliamo. A casa mia si dice e si pensa che qualsiasi cosa che ti porta un'entrata economica è considerata lavoro, che sia un grande lavoro, che sia un medio lavoro e che sia un piccolo lavoro. Al momento io infatti sto cercando lavoro e incrocio le dita perché se tutto va bene, lo spero, però non mi voglio prolungare più di tanto. Sono una persona che non si è mai scoraggiata. Poi ci sarà una domanda, se non mi sbaglio, che prima ho intravisto quando sono andata a controllare, tipo di una persona che mi chiedeva tipo quest'estate, non lo so, poi dopo vediamo se la trovo, perché mi è capitata mentre stavo vedendo chi mi aveva fatto le domande, che mi è capitata proprio all'inizio, quindi l'ho vista. E quindi sono una persona che io qualsiasi opportunità di lavoro che si è trovata anche negli anni addietro ho sempre accettato perché sono una persona che non mi piace stare senza far niente. Quindi per me qualsiasi cosa che ti porta anche un euro in tasca per me è un lavoro, che sia un grande lavoro, che sia un piccolo lavoro è sempre considerato lavoro. Quindi io in questo momento sì, lavoro, sarà un piccolo lavoro, però comunque sto lavorando e non mi sto tutta la giornata buttata sul letto. Comunque cerco di io nel mio piccolo sfruttare comunque le mie capacità, che siano registrare un video, che sia collaborare con un'azienda e comunque è un lavoro che io, nel mettermi in gioco mi ha portato a tutto questo, quindi sì, però ovviamente questo sarà un lavoro bio in futuro, un lavoro C, un lavoro D, non lo so, però sicuramente non sarà il mio lavoro principale, però al momento questo è il mio lavoro. Poi, ti sei Martina, un bacione, poi ovviamente vi aggiornerò sui miei sbocchi lavorativi. Ti sei mai fidanzata con un ragazzo palestrato come te a Sio? Ho avuto una relazione? Allora, come stanno andando gli allenamenti? Quante giornate fai? Allora, io mi alleno 5-6 volte a settimana, non mi alleno tutta la settimana, ma mi alleno 5-6 volte a settimana. A volte succede pure che una settimana, tra le tante cose o per vari motivi, non mi riesco ad allenare e quindi salto anche uno o due allenamenti, quindi mi ritrovo una settimana a fare invece di 5 allenamenti o 6 allenamenti, ne faccio 4 o ne faccio 5, quindi sto sempre là. Poi subito lui mi chiede come ha impostato gli allenamenti. Allora, io gli allenamenti li ho impostati un po' come la mia scheda vecchia in palestra, nel senso, io quando facevo la mia scheda in palestra non avevo una giornata di upper e una giornata di lower, no.
erano insieme, però erano divisi a gruppi muscolari, quindi sia per la parte lower e sia per la parte upper. Adesso che mi sto allenando nella mia home gym, cerco sempre di fare e di mantenere lo stesso ritmo, solo che io di solito quando mi concentro, ed è proprio una cosa mia perché mi piace, non controllo l'orologio, io mi perdo proprio nel mio mondo. Mi capita di, visto che mi piace allenare la parte upper, quindi la parte superiore, di solito mi rendo conto che ci sto anche 1 ora e mezza, 2 ore, perché comunque tra un esercizio e l'altro, ok, ci sta il riposo, però spesso mi piace testare nuovi esercizi, cosa che prima in palestra evitavo sempre di fare. Adesso invece, comunque nel studiare, mi piace, si sa che gli esercizi per farli bene si devono testare, non è che gli esercizi si imparano con uno schiocco di dita, se non si provano. E quindi io poi cerco anche di fare qualcosa a corpo libero, quindi perdo un sacco di tempo per la parte superiore. Quindi molto spesso, questo per dirvi che io adesso sto facendo anche, mi capita di fare una giornata o due, perché sapete che, come vi ho detto, mi alleno come anche mi allenavo prima, nel senso un po' insieme, però cerco anche di fare una volta a settimana, ma anche 2 volte, una giornata solo lower, proprio per concentrarmi al 101% sulla parte inferiore. E quindi niente, questo è. Infatti si sentono ancora di più gli esercizi, devo dire la verità. Poi, andando avanti, Monica, un bacione. Come si fa ad accettare il cambiamento del proprio corpo? Non si accetta mai al 101% il cambiamento. Perché? Anche a me è successo. Prima, ve l'ho detto tante volte, quando ero magra, io sono messa a vedere tutte le goccioline che mi stanno scendendo. Quando ero molto magra ed ero comunque sottopeso, visto che ero 1,70 e pesavo 50 kg, vedevo il mio corpo, cioè ragazzi, avevo un addominale, un addome bello, veramente bello, solo perché io prima mi focalizzavo tantissimo sulla parte inferiore, ma specialmente sull'addominale. Per me, se avevo l'addominale, ero una dea scesa dal cielo. Ma oggi, da più di un anno a questa parte, la mia visione è completamente stravolta. Per questo a volte si posso sembrare strano, perché ho io la mia attenzione è basata su altro. Prima veramente ho ucciso il mio corpo, il mio metabolismo, l'ho distrutto. Quindi mi vedevo bene. Ad un certo punto non mi sono vista più bene, perché dicevo, no, che sto combinando? E quindi ho accettato il mio cambiamento, perché sapevo che il mio cambiamento mi portava ad avere un'ottima salute. Quindi io puntavo tanto sulla salute e non più sull'aspetto fisico, perché raga, le analisi facevano schifo e veramente raga, ho subito dei periodi brutti. Quindi non mi importava che il mio corpo cambiava. Ok, ci stavo anche male all'inizio, però ho detto basta, basta. Se il tuo corpo sta cambiando è perché c'è un motivo, e da là sono rinata. Quindi, se stai vedendo il tuo corpo cambiare, devi accettare il tuo cambiamento e devi accettare il tuo corpo, specialmente se il tuo corpo sta cambiando per un motivo. Poi, vivo. Ti piaci? Sì, oh? Dopo veramente, ma già l'anno scorso. Dopo quel periodo ho imparato ancora di più ad amarmi e quindi sì, mi piaccio. Oh, ecco, consiglio da dare da un periodo di disturbo alimentare? No? Da un periodo di disturbi alimentari? Allora, questa è una bella domanda e un bel discorso lungo.
Cerco di stringere, però sapete, in questo momento mi si sta addormentando tutto, ok? Purtroppo, da queste brutte situazioni non c'è nessuno che può aiutarti. Oppure, se c'è una persona a fianco a te che ti vuole veramente bene e vede oltre, però ti posso dire che l'unica persona che può cambiare qualcosa e può uscire da un disturbo alimentare, qualsiasi di esso sia, sei solo tu. Tu con la tua mente e col tuo corpo, perché raga, è difficile uscire da un disturbo alimentare, perché anche se voi volete, la vostra mente è più forte di voi, quindi dovete cercare, diciamo, come un compromesso dentro di voi, dovete cercare in tutti i modi di uscirne, anche se spesso si sa, si chiede aiuto alle persone e fate anche bene a chiedere aiuto quando non ci riuscite. Però dovete trovare la pace dentro di voi e dovete capire, perché già se voi capite che state in un disturbo alimentare, già capite di voler andare oltre, che volete uscire da questo disturbo alimentare, è già una marcia in più. Significa che voi avete capito il vostro problema, state riuscendo a capire e ne volete uscire, quindi questo è già un bel gran passo avanti. Quindi io non ti posso dire strategie su come ne puoi uscire, mi piacerebbe, ma non posso dirtelo, perché la risposta, questa risposta la trovi tu, solo tu la puoi trovare questa risposta, o una persona brava vicino a te che ti può aiutare a superare questo brutto periodo. Veramente sono delle fasi brutte, veramente brutte, brutte, brutte. Aspettate, raga, mi sto... Ah, mamma mia. Questa posizione mi uccide, tra poco dovrò cambiare la posizione. Allora, quali sono i tuoi obiettivi fitness, vita e lavoro? Allora, i miei obiettivi per quanto riguarda i miei obiettivi lavorativi sono sempre i soliti. Sono quelli di autorealizzarmi, punto tanto sul lavoro, perché non lo so. Io mi sento bene quando mi realizzo gli obiettivi che mi pongo e quindi so che questa cosa mi può far star bene e quindi punto tanto sulla vita lavorativa. Quanto riguarda gli obiettivi fitness, è quello di io provare di tutto e di spingere perché so che posso il mio corpo oltre, cioè nel senso di provare nuove esperienze. Mi piacerebbe tanto fare una gareggiare e sapete, non da bikini. Mi piacerebbe intraprendere dei corsi di CrossFit, powerlifting. Spero un giorno di riuscirci. Quando troverò la mia stabilità economica, sicuramente lo farò e mi metterò in gioco sotto tutti i punti di vista. E niente, però adesso prima di mettermi in gioco mi devo costruire la strada. Riesci a guardarti allo specchio senza stare male? Perché dovrei stare male guardandomi allo specchio? Ci sta, una giornata posso vedermi al top, al top, al top, e un'altra giornata mi vedo una schifezza. Ma è normale, c'è ragazzi, è che non capita. Quindi, però devo andare, si va sempre avanti, non bisogna soffermarsi sulle piccole cose. Quale cartone animato ti piace di più quando eri piccola? Ti piaceva di più quando eri piccola? Allora,
Allora, io quando ero piccola ero una piccola peste, cioè nel senso, non ho mai avuto, può sembrare strano, a volte vedo i bimbi di oggi che ci nascono veramente davanti alla televisione e poi ci sono altri bimbi che non gli piace guardare la televisione. Ecco, io ero una di quei bimbi, nel senso che non ho un cartone animato preferito che guardavo sempre. Perché non mi piacevano più di tanto, la mia televisione non era la mia attrazione, io preferivo di più giocare con le mie sorelle, ne ho fatte di tanti, tutti i colori quando ero piccola, mi piaceva giocare con la cucina, mi piaceva giocare con le pentole, poi quando eravamo più grandi, io e mia sorella principalmente, ma poi a volte si aggregava insieme a noi anche mia cugina. Giocavamo a vendere, ecco io ero l'artefice. Giochiamo a vendere, cioè prendevamo tutto ciò che c'era negli armadi confezionati, calzini, mutandine e giocavamo a vendere i prodotti con i soldi veri tra noi oppure con i soldi del Monopoli. Ho sempre avuto questa vena di commercio, di commerciante, infatti me lo dicevano spesso pure quando ero piccola. Mi scorre nel sangue questa cosa proprio di famiglia, penso. E mi piaceva tantissimo, quindi non sono mai stata attratta dalla televisione. L'unica cosa che mi piaceva guardare la mattina, ma a volte facevo anche la sera, però non è un cartone, ma non saprei neanche come definirlo, era il Fantabosco. Il Fantabosco mi faceva impazzire. Quando facevo il Fantabosco, io ero lì davanti alla televisione perché mi piaceva tantissimo Lupo Lucio. Mi piaceva tantissimo. Però poi basta, facevo altro, toglievo tutto dentro ai mobili, pulivo, mi rimettevo dentro di tutto. Mi piaceva giocare, ma non mi piaceva stare lì ferma così, io sono così, io non riesco a stare ferma. Cerco sempre di fare qualcosa, cerco sempre di non annoiarmi, di cercare qualsiasi cosa, di inventarmi qualsiasi cosa. Già da piccola ero così. Poi vado avanti, però controllo un attimo a quanti minuti siamo e poi rispondo. C'è questa ragazza, che mi dice: "Non sei mai andata al mare quest'estate?" No, raga, non sono mai andata al mare. Non sono mai andata in piscina. L'unico mare che l'ho visto proprio da lontano è stato quando siamo andati in costiera. Siamo andati a Amalfi. E praticamente più il 70% della giornata l'abbiamo trascorso in macchina a trovare un parcheggio. Siamo scese, siamo andate a mangiare e ci siamo ritirate a casa. Quindi per dirvi, con le mascherine è tutto tranquillo. No, quest'estate non sono andata né al mare né in piscina. Questa è stata un po' un'estate come diciamo l'anno scorso. A parte che l'anno scorso neanche sono andata a mare perché io ho lavorato l'estate. Chi mi ha seguito su Instagram, non so se pure qua su YouTube l'ho detto, tipo l'anno scorso in qualche vlog, non lo so. Comunque io giugno e luglio l'anno scorso ho lavorato, appena avevo finito la scuola ho lavorato. Giugno e luglio poi ad agosto avevamo, comunque non siamo andate più a lavorare, non sono andata più a lavorare, quindi tenevo il mese libero e siamo andate io e la mia amica giusto 2 o 3 volte in piscina, quindi io non vado in villeggiatura al mare che saranno 4 anni, sì, saranno 3-4 anni che io non mi faccio un bagno al mare, proprio ho il desiderio di farmelo, ma se tutto va bene l'anno prossimo poi dipende. Quest'anno non mi sono sentita di andare al mare, vista la questione Covid, e quindi io non mi sono sentita di andare al mare perché il distanziamento dove? E veramente ho visto spiagge dove i lettini tutti attaccati, cioè veramente. E poi si sa, oggi è 17 e ieri dopo il 15 agosto hanno chiuso con la movida, cioè delle discoteche. Per me è una cosa abbastanza un po' squallida, perché io fino adesso sono state aperte le discoteche e chiuderle dopo il 15 agosto, cioè se c'era prima il Covid, cioè se c'è adesso il Covid c'era anche prima. Per me è stato sbagliato tutto ciò che è fatto, tutto ciò che è successo. Uno non dice che non si deve andare al mare, ma bisogna prendere
le giuste misure di sicurezza? Cioè, vedere tutte quelle persone che ballavano, tutte attaccate, davvero centinaia e centinaia di persone, proprio abbiamo buttato tutta la quarantena, hanno buttato perché non mi mischio per niente, tutta la quarantena nel pattume, cioè tutti quei mesi di quarantena. Io da giugno-luglio si sentiva parlare ancora di Covid, ma non tanto. Ma io una settimana a questa parte che non riesco, quando pranzo con i miei a pranzo, a stare sul telegiornale mezz'ora sulla parola del Covid di nuovo. Ok che se ne deve parlare, ma perché mesi scorsi non se ne parlava più così tanto? Ditemi se sbaglio. E quindi questa cosa io la trovo abbastanza imbarazzante, penso che sicuramente ci faremo altri mesi di quarantena, ma proprio sicuro. E sono un po' incavolata per questa cosa sincera, perché mi dispiace che ci siano davvero ancora tanti contagi, tipo qua in Campania contano ancora al giorno 50-40 contagiati. Ed è brutto vedere da quando prima vedevamo 0, 1, 2, rivedere di nuovo così tanti contagiati. E vabbè, comunque vado avanti e comunque quindi io quest'estate non mi sono sentita neanche di andare in piscina, di andare al mare, io sinceramente non me la sono proprio sentita di andare a mischiarmi con tutte quelle persone per farmi un bagno, non fa niente, non mi sono fatto un bagno per 3 anni di fila, non vado adesso che c'è il Covid, perché il Covid c'è ancora. E andrò l'anno prossimo se tutto va bene, ma non voglio dire niente perché ogni volta che lo dico succede qualcosa, quindi no, grazie, voglio stare tranquilla. Poi quindi vado avanti. Però quest'estate devo dire che è stata un'estate molto molto produttiva, mi sono concentrata su altro, anche l'estate scorsa è stata così. La mia mente sta sempre avanti, pensa, pensa, pensa e cerco sempre di realizzare qualcosa, quindi ormai sono così e la mia mente non si cambia. A volte veramente mi sembra di avere più di 18 anni, proprio perché per tante cose a volte dico wow, cioè ma che testa che ho. Mie cose, a volte me lo dite anche voi. E non lo so se è un bene o un male, ma vabbè. Hai un bel fisico che non aspetta altro che un coach che ti segua seriamente con dieta e training. Sì, lo so, ma al momento non posso permettermi questa spesa perché comunque costano e no, per quanto guadagni quel qualcosina al mese, ma non riesco a permettermi un coach. E però chi lo sa, forse tra un paio di mesi sì, non lo so. Vediamo un po', sto cercando comunque anche una persona della mia zona che vediamo un po', vi aggiorno sempre su Instagram. Non voglio farmi più progetti di questo tipo, ma voglio sempre cercare di pensare, ma di realizzare. Poi, sapresti consigliarmi qualche video tutorial di esercizi da fare a casa? Devo prepararmi ai miei 18 anni. Dipende dalla tua condizione fisica, cioè puoi fare anche una buona alimentazione. Puoi anche allenarti a casa a corpo libero, però forse per il tuo corpo hai bisogno di altri esercizi, quindi non ti so dire. Poi dipende quali sono i tuoi obiettivi, cosa vuoi fare. Sicuramente non riesci a costruire molto, cioè non riesci a costruire una buona muscolo con un allenamento a corpo libero. Sì, ci riesci, però dipende da che tipo di corpo libero, che tipo di esercizi a corpo libero fai. Quindi non so che consigliarti, sincera. Come imposti i tuoi macros? E questa è l'ultima risposta, l'ultima domanda a cui rispondo. Come imposti i miei macros? Sapete che sono in un periodo di definizione con 1600 calorie al giorno, così rispondo anche ad un'altra domanda successiva. A 1600 calorie al giorno, ovviamente mi alleno, come ho detto, gli allenamenti quali sono, e faccio comunque la mia media di 5-6.000 passi al giorno, poi dipende, ci sono giornate in cui supero anche 10.000 passi. E io imposto, di solito i miei macros sono sempre quelli, solo che a volte succede di restare un po' sotto delle calorie, tipo invece di 1600 una giornata 1300-1400 mi capita, e tipo di non completare tutti i carboidrati, tipo a volte mi avanzo quei 30-40 grammi di carboidrati, però io a fine settimana, che sia il venerdì, il sabato o la domenica, faccio sempre un
un pasto libero, quindi non mi creo il problema più di tanto, anzi mi concedo qualcosina in più nel fine settimana. Raga, nei periodi di definizione, specialmente se non si deve gareggiare, fanno bene al corpo delle mini ricariche, non fanno male, anzi, non vi vedrete, chissà, non vi vedrete con 10.000 kg in più, tranquille, che le ricariche fanno bene al nostro corpo. C'era anche una domanda che ho visto prima, che volevo rispondere perché l'ho intravista, mo che ho fatto dei macros, eccola infatti. Che voglio rispondere, e questa veramente è l'ultima, perché secondo me questa mia risposta può far bene a questa ragazza. È l'ultima perché ci perderò sicuramente 5 minuti, anche qualcosa in più, già il video è bello lungo. Allora, ho paura di offendere e di deludere mia nonna quando le dico di no a qualcosa che prepara. Sono di Napoli e sai com'è la tipica nonna napoletana. Consigli? Allora, con questa domanda mi sono venute un po' le lacrime agli occhi. Ve lo dico proprio con tutta sincerità, perché è una cosa che ho vissuto in prima persona nel periodo in cui mangiavo poche calorie al giorno, nel mio brutto periodo, ormai trascorso. Soprattutto all'inizio, io ci sta che la domenica vado a pranzo dai nonni, faccio una domenica nonni paterni e una domenica nonna materna, dai nonni materni. Dico nonna perché è lei che cucina. Mi capitava spesso da mia nonna materna, dai nonni paterni, scusate, dai nonni materni, che è bravissima a cucinare, cioè veramente fa uta capo. È la classica nonna napoletana che quando siamo tutti alla domenica si inizia con l'antipasto e tipo un pre-cenone di Natale, ecco, oppure di Capodanno, ecco. E mi dispiaceva, però in quel momento io non vedevo, cioè vedevo quel, non vedevo quel dispiacere, perché me ne sono resa conto dopo, quando ho capito che cacchio fai, dove io mi rifiutavo in continuazione, ma di quello che cucinava lei. Infatti lei mi faceva sempre la classica domanda il venerdì o il sabato: che ti cucino a te la domenica? Che ti vuoi mangiare? E la mia risposta era sempre: nonna, prendimi il petto di pollo. Io mangiavo petto di pollo anche la domenica con l'insalata e due triste gallette. Però comunque mangiavo insieme a loro. All'inizio non ci badavo, proprio perché, vedete, quando una cosa, quando un cibo, quando un percorso è più forte della mente, io non ci badavo. Passando mesi, quando io nel giugno 2018 ho iniziato ad aprire la pagina Instagram, ho iniziato ad amarmi, ho iniziato ad aprire il canale YouTube, ho capito che stavo sbagliando tutto e non me ne rendevo conto. E quando ho iniziato il mio periodo di massa, quando allora mi fece la domanda, tu che ti vuoi mangiare? Riuscirò a concludere questo video? Allora, ritorno un attimo in me e poi ti rispondo e continuo. Sono ritornata in me. Io non so il tuo motivo, quale sia del perché gli dici di no. Però, forse queste cose che io ti sto per dire, che comunque te le dico proprio come una sorella, come un'amica, te lo dico proprio perché ci sono passata. Io, a ripensare, dico, perché? Comunque, quando lei mi faceva quella domanda, io non ci badavo, quindi non ci pensavo di mangiare comunque diverso dagli alle altre persone, perché in quel momento, non lo so, era quella la scelta giusta. Comunque, quando ritornai nel periodo di massa, ecco dove ci eravamo fermati, e mia nonna mi disse: ok, a te cosa ti prendo? Io dissi: no, mangio come mangiate voi. Lei mi disse: ma sicuro? Sei sicura? Sì, sono sicura. E quello è stato bello proprio godersi un pranzo domenicale insieme alla tua famiglia. È stato proprio bello. È stata una vittoria
fisica che mi ha fatto bene al mio corpo, alla mia mente, al mio cuore. E da quel periodo ho sempre continuato a non rifiutare niente e anche quello mi ha fatto vincere un po' tante cose. Può sembrare stupido, ma è così. Veramente io mi ricordo che anche in estate andavamo a mangiare la pizza insieme alla mia famiglia, io ero felice. E raga, vi posso dire che per quando mangiavo tanto io tenevo un addome che facevo paura. Ebbene sì, perché io mi ricordo che in quel periodo io puntavo tanto sull'addome e quindi per me mangiavo e vedevo proprio che infatti il mio corpo non prendeva peso, proprio per dirvi quanto stavo proprio rovinata e mi vedevo bene, però quella è stata proprio una bella soddisfazione. E quindi poi per un periodo di tempo la domanda della nonna non ci è stata più, e te che ti prendo? Perché ormai io mangiavo come loro ed è stato bello. C'era un video in cui mi fece fare da nonna, vicino a nonna, mi devi fare i tuoi calzoni ripieni, che chi è di Napoli li conosce. Mamma mia, c'era un video, non so se lo riesco a trovare su Instagram, in cui me lo sono goduta tutto, ma proprio ne avevo desiderio e lei me l'ha fatto apposta perché sapeva che io lo volevo. Comunque ho fatto il giorno alla lattina e non so manco che lettera è uscita, non mi sono resa neanche conto. Bene, Giulia, lo volevo fare, volevo dire che lettera è uscita, vabbè. E è stato bello. Quindi a oggi, cioè, adesso che questi periodi di definizione, a volte capita che faccio il pasto come loro la domenica e l'altro pasto che mangio a parte. Però lo faccio con una considerazione diversa. Nel senso che io avevo voglia, perché mia nonna tipo domenica aveva fatto la pasta con non mi ricordo che cosa, con tipo la frittura, io non ne avevo voglia di un'orata al forno e lei vabbè me l'ha comprata, me l'ha cucinata, io sono stata contenta di mangiarmela ma senza costrizioni perché proprio raga la desideravo, sapevo che lei doveva andare in pescheria, tua nonna, a me prendimi un'orata che mi mangio l'orata. Però tipo anche la domenica scorsa, no, 2 domeniche, vabbè, la scorsa domenica, mettiamola così, ho mangiato come loro, solo che invece di mangiare primo, secondo, antipasto, ho mangiato solo il secondo. E, però di solito le mie ricariche, quando di solito è venerdì e sabato non mangio tipo una pizza come è capitato l'altra volta, che quindi non faccio la mia ricarica nel venerdì e nel sabato, la mia ricarica la faccio la domenica con il pranzo domenicale. E me lo godo, anche se sono un periodo di definizione, me lo godo perché di solito quando so che devo fare un pranzo domenicale dalla nonna, cerco sempre ovviamente di contenermi, no? Di strafare, di solito un classico primo, un classico secondo e spesso l'antipasto non lo mangio. Ed è quella la mia ricarica, è la mia ricarica che fa bene al cuore, fa bene alla mente e fa bene al mio corpo, è la mia ricarica per la salute. E quindi penso che questo messaggio è stato più chiaro di così, non poteva essere, quindi te lo dico veramente con il cuore. Se non c'è un vero motivo di fondo, non rifiutarti. Non ti dico che ti devi mangiare tutto quello che ti cucina la nonna, ma almeno un primo e un secondo mangiatelo, farla contenta e sarai contenta anche tu. Poi dipende, se hai qualche obiettivo, se hai qualche gara, non lo so il tuo motivo quale sia, ovviamente uno si rapporta, ma se lo fai solo per paura di perdere i risultati che hai ottenuto nella settimana, che hai mangiato bene, ti posso assicurare che questo non accade in una giornata. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Non volevo fare tagli, ma il taglio in cui mi sono emozionata, il dopo, lo devo fare. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!